Hai parlato quindi dei minerali che sono importanti per la prima parte del primo livello di questa piramide della salute della pianta e hai accennato prima invece anche a quelli che sono importantissimi per trasformare l'azoto in proteine complete, a partire dal nitrato, dall'ammonio, per arrivare a queste proteine complete. Ci vuoi ricordare quali sono questi minerali? Il molibdeno hai menzionato prima. Molibdeno, lo zolfo, e il magnesio e in qualche misura che ancora non si è ben capito perché agisce, ma comunque non serve per la conversione dell'azoto, il boro anche aiuta contro quei patogeni lì. Però per la conversione dell'azoto è molibdeno, Non è zolfo necessario. e il magnesio. Il molibdeno e lo zolfo servono per quegli enzimi. L'ureasi, adesso c'ha sti nomi che non mi ricordo neanche. La reductase Sì. dell'azoto. Molto interessante questo. Invece, per quanto riguarda il picco di questa piramide, c'è questo livello che viene chiamato aumento della sintesi lipidica. E tu ci dicevi che questo, insieme a quello dell'aumento dei metaboliti secondari, è richiesta una simbiosi, una partnership con la microbiologia, sia nella foglia, nella pianta che nella rizosfera, importante ed effettiva ed efficace. E in quel senso lì, quindi, come vai ad aiutare questo stabilirsi di questa simbiosi? Dal punto di vista di inoculanti, della gestione del terreno, quali sono secondo te delle ricette che possono funzionare? Oltre a quello che chiaramente il sistema no-dig nel lungo termine ti crea nella rizosfera le condizioni ideali, no? Ci sono anche dei prodotti o dei fogliari o degli estratti di compost, dei tè di compost che suggeriresti? E beh, intanto la cosa di no, non arrecare danno mi sembra, cioè se vuoi che si sviluppino queste comunità microbiche, smetti di fare quello che le danneggia. Quella è la prima cosa. E poi sicuramente la sostanza organica, cioè bisogna capire che cioè questi piccoli esseri hanno bisogno, esattamente come noi, di cibo, di un riparo, di acqua e le cose che servono. Di base che servono per la vita, ecco. E quindi noi interveniamo a parte con il compost e con proprio inoculi di certi tipi di specie di microrganismi che anche lì andiamo a comprare perché per quanto io stimi chi riesce a farsi gli IMO e tutti gli inoculi da soli. È una cosa che voglio fare anche io sicuramente, però non sai mai cos'è che ho catturato con questi IMO e non lo sai, mentre invece io so che ad esempio il Bacillus megatherium solubilizza il fosforo, e il Pseudomonas putida fa un altro lavoro, e quindi io vado a comprare proprio questi ceppi di microrganismi e li metto nel mio terreno. Poi sono molto comuni comunque, non è che sono cose che vengono dalla Luna. Però non sapendo se ci sono, se non ci sono, preferisco andare a comprarli e immetterli nel terreno. Poi c'è chi dice anche che comunque tu li metti nel tuo terreno e i microrganismi attivi se li mangiano e muoiono subito. Però ci sono anche studi che dicono che quello che fanno di importante è trasmettere l'informazione genetica e questi microrganismi che andiamo a inserire. Quindi io sicuramente. Ho visto con i miei occhi che un effetto positivo ce l'hanno e quindi continuiamo a utilizzarli. Adesso non ne utilizziamo più tanto, ad esempio, per via fogliare, perché lì non ho visto grandi differenze. La differenza più grossa che ho visto è stato con l'inoculo dei semi, direttamente semi o dell'inzaffardatura dei panetti, delle radici, delle piantine. E lì ho fatto proprio dei test in cui mettevo controllo e insomma trattata e non trattata e la differenza si vede, ecco. E poi E per che imprendere organismi utilizzi in quel caso lì? Delle nel caso delle piantine. piantine, sì. Ah, guarda, io ho provato non so quanti tipi di inoculi commerciali che ci sono in giro. Di solito quando andiamo a comprarli cerchiamo di vedere che ci sia il più alto numero di specie
nel prodotto, che non ci siano solo due specie, che ce ne siano tante. Mm-hmm. Infatti abbiamo trovato un prodotto molto costoso, che però ha più di 30 specie diverse, fra funghi, endofiti, fra batteri, c'è il tricoderma, ce n'è un casino. E infatti col trattamento delle sementi abbiamo visto una bella differenza come sviluppo radicale su quelle trattate con quel prodotto. E il criterio che usiamo è quello lì, che abbia il più alto numero di specie possibili. Se poi c'è anche dentro già magari acidi umici e alghe, cioè cibo e casa, questi microrganismi, è anche meglio, ecco, perché così almeno loro sono già a posto quando arrivano nel terreno. Comunque puoi aggiungerli sempre tu, quelli in casa all'inoculo sul momento. Invece se ci sono delle specie chiave, che al di là della diversità, dell'abbondanza di popolazione, eccetera, che ci hai descritto, ci sono delle specie che vorresti sempre avere? Cioè nell'inoculo di un seme o di una piantina metti sempre micorrize, immagino, c'è sempre, non so, tricoderma per esempio, oppure no? Ci sono delle specie che davvero vuoi? Io guarda, quando avevo iniziato con questi prodotti mi ero focalizzato un po' su quelli che solubilizzano il fosforo, perché il fosforo mm-hmm. è sempre un po' un casino, soprattutto in primavera quando fa ancora un po' freddo, sì. Non viene mobilitato e quindi c'è questo, il Bacillus megatherium, il Pseudomonas putida, che fanno questa cosa. Poi ce n'è altri, tipo il Bacillus amyloliquefacens, che solubilizza il potassio, però non ho dei preferiti che dico questo qui lo voglio sempre. Okay. Vedo un po', cerco, perché come fuori terra, anche dentro la terra, la biodiversità è fondamentale, no? E quindi cerco sempre che ci sia una biodiversità più alta possibile in quello che metto. Poi che cosa c'è, ognuno fa il suo lavoro, ecco. Visto che tutti se lo staranno chiedendo adesso, hai dei posti, dei siti, delle aziende da suggerire per procurarsi questi prodotti, soprattutto per chi non l'ha mai fatto e magari non sa proprio dove cercare, sia per quanto riguarda gli inoculi biologici, sia per quanto riguarda degli ammendanti minerali per fogliare, insomma, Hai dei posti dove andare a cercare per risparmiare, magari a chi ci ascolta, un po' di ricerche? Beh, ci posso nominare qualche azienda che so che sono abbastanza seri a riguardo, che sono la Filnova, sicuramente la Gobbi, che vabbè è qua vicino a noi anche, e poi quest'anno stiamo provando i Micosat, che so che tanti colleghi e dicono che sono molto buoni. Io non li avevo mai provati, ma quest'anno stiamo provando anche i Micosat, che sembra che per gli inoculi biologici, dico, sembra che siano una bella azienda, insomma, che lavora bene. Sì, è in Valle d'Aosta, mi sa, loro sono.